A pochi giorni dall'avvio ufficiale del percorso formativo Giovani Meccanici Calabresi promosso da Monsignor Luigi Cantafor e realizzato dalla Fondazione Sant'Arcisio di Lamezia Terme, si è tenuto un incontro con la Randstad Italia e il Consorzio Elis di Roma per illustrare le prospettive future in merito all'occupazione giovanile in Calabria. L'amministratore delegato della Randstad Italia, Marco Ceresa, ha sottolineato il valore del percorso formativo intrapreso come grande opportunità per i partecipanti che potranno così entrare nel mondo del lavoro. Quello che facciamo è prendere delle persone, far fare a loro dei corsi di formazione brevi di un mese e dopodiché offrire a loro la possibilità di lavorare. Non nego che spesso queste offerte di lavoro sono fuori dalla Calabria, ma il desiderio è anche quello di formare delle persone calabresi che magari un domani abbiano voglia poi di tornare e costituire delle aziende in questa splendida terra che è la Calabria. Coordinatore del corso Francesco Augurusa con importanti esperienze all'estero. Il percorso Giovani Meccanici Calabresi, primo corso promosso da Sant'Arcisio Factory, ha ottenuto un riscontro positivo. In prima linea Monsignor Luigi Cantafora, vescovo di Lamezia Terme, che dichiara: serve un po' a mettere al centro dell'attenzione del giovane il lavoro, perché oggi abbiamo questa situazione che i giovani sono un po' rassegnati, tirano a campare, non hanno realmente la speranza di raggiungere una meta in questo campo. Presente inoltre il dirigente scolastico dell'Istituto Leonardo da Vinci di Lamezia Terme, Amelia Roberto, che sottolinea le difficoltà nel rapporto scuola-impresa in quanto non sempre collegato allo sviluppo del curriculum scolastico. Maria Chiara Sigillò per l'ACNews 24.